a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestitino che io ho deciso di chiamare fior di pesco. Per quanto riguarda il filato, ho deciso di utilizzare quello della Mistrico Filati in linea topless, che solitamente si usa per fare costumi, ma sapete che io li preferisco usare per fare le mie solite creazioni, soprattutto quelle estive. E questa volta ho usato i nuovi colori, che sono dei colori sfumati stupendi. Il colore che ho scelto io è il 53, che è questo sfumato del color pesco. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri. Per poter realizzare questo vestitino io ho utilizzato 300 grammi di questo filato, lavorando sempre con l'uncinetto 3,5. Per una taglia M vi consiglio 400 grammi, per una taglia L vi consiglio 500 grammi. E naturalmente, oltre a poterlo fare sfumato, quindi io in descrizione vi metterò due link che vi portano sempre al sito Incentando con i Filati, ma uno vi porterà al topless color, quindi potete scegliere le sfumature che ci sono, e sono 6 colori: c'è un verde, c'è lo sfumato del giallo, ci sono due sfumati del blu. Altrimenti vi metto un altro link, che è quello che vi porta al topless tintonita, e lì avete veramente l'imbarazzo della scelta con tutti i colori che ci sono. Io vi consiglio soprattutto il color è una sorta di verde, ma c'è anche il color sabbia, c'è anche il color rosso, ci sono varie tonalità, anche c'è il turchese. Quindi se volete fare tintonita, anche lì vi potete sbizzarrire. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Si comincia dal basso, si lavora fino agli scafi, e a quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti, e i giri diventano sempre 4, ma sono giri di andata e ritorno, e io nel video vi spiego comunque come farli. Una volta fatto ciò, si arriva all'altezza delle spalle e si va a cucire i due pezzi. Io ho cucito poco, in modo tale da poter avere uno scollo bello largo, e poi con un filo sono andata ad unire qui al centro, un po' come abbiamo fatto con la maglia Maria Antonietta. Ho stretto qui in modo da creare questo scollo a V, mentre dietro, come potete vedere, resta lo scollo normale, mentre qui scende un po' di più per rendere lo scollo un po' più particolare e diverso. Qui, volendo, per chi vuole, può metterci anche una bella pietra, un bel bottone colorato, di quei bottoni gioielli, per rendere il vestito ancora più particolare. E naturalmente lo potete fare anche più lungo. In questo caso però gli aumenti sono difficili, quindi invece di fare io vi consiglio di partire belle larghe, in modo tale al massimo poi di mettere una cintura in vita. In quel caso, anche se siete una taglia S, andate a prendere 100 grammi di gomitoli in più. Stessa cosa per le altre taglie: se vi ho consigliato di prendere per una taglia M 400 grammi, vi dico prendete 500 se volete farla più larga e più lunga. Però naturalmente potete sempre aumentare la lavorazione, farla un po' più largo cambiando l'uncinetto. Quindi se state lavorando, o se lavorerete come me col 3,5, nei punti in cui avete bisogno di andare ad allargare, lavorate con l'uncinetto del 4 o anche l'uncinetto del 4,5. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferzare, oppure come sempre mi trovate anche su Instagram, sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia o vestito, devo ancora decidere se farla lunga o come un vestito o fermarmi una maglia, io lavorerò il filato topless della Mistrico Filati, però il topless sfumato, che è il colore che ho scelto io, al numero 53, che è questo bellissimo sfumato del colore pesco. Lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e io ho montato 190 catenelle, perché voglio una lavorazione bella larga. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, quindi mi raccomando, se siete una taglia M andate ad aumentare di almeno 30 o 40 catenelle, per una taglia L andate ad aumentare di almeno 60 catenelle, in modo tale da avere molti motivi in più rispetto a me, ricordandovi sempre che comunque dovete misurare la circonferenza del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avete più larghi, per montare il giusto numero di catenelle che vi servono, tenendo sempre presente che il multiplo è quello di 10 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi una, due, tre, 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Prendo il filo, salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta,
3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, rientro un'altra nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 2, 3, rientro maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo continuare così per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto gli ultimi 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte. Una, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto successivo di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte. Una, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo, entro e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di una catenella, quindi vado a fare delle maglie bassissime e mi porto nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono questa prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro altra maglia alta. Ops. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho l'archetto di separazione tra i gruppi di maglie alte e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro un'altra maglia alta.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo tutti volte insieme. Vado nell'archetto che mi separa le maglie alte, vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia bassissima. E andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Ci alziamo con una catenella, rientriamo, andiamo a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle del ventaglio e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Come vedete, in realtà sono i primi due giri che stiamo ripetendo, solo che ho preferito farvene 4 perché vedete che sono alternati. Vedete? Abbiamo questi motivi che sono alternati a questi qua. Quindi vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Archetto successivo, maglia bassa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Questo è il nostro quarto giro. Termineremo il quarto giro, poi fatto le 3 catenelle andando, abbiamo la prima maglia bassa iniziale facendo una maglia bassissima e poi ricominceremo dal primo giro. Quindi andremo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci all'interno dell'archetto di una catenella e faremo la nostra maglia alta, 3 catenelle e di nuovo il nostro ventaglio nell'archetto di 3 catenelle, quindi maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza desiderata. Vi ripeto, sono ancora un po' indecisa se fare un vestito o una maglia, perché questo filato, il topless, è un filato elastico, quindi diciamo che per un vestito sarebbe perfetto perché non stringe, però è anche vero che ho bisogno di fare delle maglie nuove. Però vediamo se mi piace, farò un vestito e poi con altri filati andremo a fare anche altre delle maglie. Detto ciò, io vi dirò quante volte, quindi ho ripetuto il motivo fino ad arrivare all'altezza desiderata. Allora, sono andata a ripetere il mio motivo per 13 volte, quindi 4 giri ripetute 13 volte. Però dove ho i marcatori, prima di mettere i marcatori, sono andata a rifare il primo giro, in modo tale poi da poter contare i miei archetti qui. Vedete, ho la maglia alta e ho i miei ventaglietti, una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Io ne ho uno in totale di 19, quindi vedete? Contando l'archetto del ventaglio, 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, ne ho un totale 19 e ne ho messi in questa maniera: 9 avanti, 8 dietro e 1
permette i marcatori a entrambi i lati. Quindi ripetiamo, ho un totale di 19 ventaglietti formati da una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, e ne sono andate a mettere 9 avanti, 8 dietro e 1 per i lati dove metto il marcatore. Mi raccomando, per non spezzare il filo, andate a mettere il primo marcatore dove avete l'inizio del vostro giro. Vedete, qui inizio e finisco il giro, e il mio primo marcatore dove ho il primo ventaglio qui. Il secondo da quest'altra parte, contandone qui 9. Naturalmente, come vedete, sono dispari, quello dispari l'ho messo in avanti perché sapete che in avanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più, quindi quando avete un motivo in più andate a metterlo sempre su davanti. Adesso quindi possiamo andare a lavorare, vi farò vedere come passare a fare questa lavorazione da tutto tondo a giri di andata e ritorno. Avendo già fatto comunque il primo giro, vedete, come base, quindi quello che andremo a fare noi adesso diventa sarebbe il secondo giro, e andiamo a fare in questa maniera: o vi alzate con una catenella e rientrate poi nella maglia alta e fate una maglia bassa, o fate come me, andiamo a fare direttamente una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa. E adesso procediamo normalmente come abbiamo sempre fatto il nostro secondo giro. Quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricominciamo. Andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle successivo, e di nuovo le nostre 6 maglie alte, 3 da una parte, 1 catenelle, 3 dall'altra parte. Quindi continuiamo normalmente il nostro secondo giro fino ad arrivare dove abbiamo il marcatore. Chiamo secondo perché il primo lo abbiamo fatto prima del marcatore, poi naturalmente dopo vi farò vedere come si fa comunque una volta in giri di andata e ritorno. Comunque noi in questo momento stiamo comunque facendo il secondo giro del nostro motivo. Sto terminando il mio secondo giro, vi ricordo che il primo l'abbiamo fatto prima di mettere i marcatori, poi vi farò vedere naturalmente come fare anche quello in giri di andata e ritorno. Comunque stiamo terminando il secondo giro, abbiamo fatto le ultime 3 maglie alte, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. Andiamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Vedete, qui ho il mio marcatore, quindi il mio secondo giro è terminato. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto del ventaglio, quindi dove ho la catenella di separazione delle maglie alte, e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso vado a lavorare normalmente il mio terzo giro, quindi entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo maglia alta, 3 catenelle, 2, 3, rientro maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e continuo a realizzare di nuovo il mio ventaglio nell'archetto di 3 catenelle. Quindi stiamo facendo la lavorazione di prima. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta e le 3 catenelle, prendo il filo, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Abbiamo così terminato anche il terzo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa,
e adesso procedo normalmente a lavorare il mio quarto giro. Quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 1 2 3, catenella di separazione, rientro, altre 3 maglie alte. 1 2 3, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, andiamo nell'archetto successivo e facciamo la nostra maglia bassa e ricominciamo adesso con le 3 maglie alte. Quindi continuiamo così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e poi vi farò vedere come andare a fare il primo giro. Ops, ho mancato una maglia alta. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare la maglia bassa. Prendo il filo, entro nella terza catenella contando partendo dal basso, quindi 1, 2 e 3, e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3. In questa maniera, ops, scusatemi, devo tirare un po' il filo, ho terminato il mio quarto giro e adesso andiamo a fare di nuovo il nostro primo giro. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a lavorare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a lavorare la mia maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, rientro maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, e vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, 3 catenelle, e si ricomincia da capo. Quindi si continua a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro, e anche qui in questo caso il giro terminerà facendo sempre il ventaglio, 3 catenelle e una maglia alta sopra la maglia alta, ma comunque vi farò vedere. Quindi continuiamo a lavorare il nostro primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto il ventaglio, quindi 3 catenelle, 2 3, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte e quindi entro nella terza catenella, perché vi ricordo che noi la prima maglia alta avevamo fatto facendo 3 catenelle, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il primo giro e si ricomincia dal secondo, che vi ricordo che era: si entra direttamente nella maglia alta oppure vi alzate con una catenella come preferite e andiamo a fare una maglia bassa. Una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle e poi andiamo a lavorare normalmente le nostre 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle del nostro ventaglio. Catenella di separazione, si comincia. Quindi questi sono i giri che dobbiamo sempre andare a ripetere, e vedete stiamo facendo sempre lo stesso motivo. Alla fine vi dirò quante volte ho fatto un motivo prima di arrivare alle spalle, farò la stessa cosa dietro, quindi mi raccomando, vi iniziate dove avete e terminate dove avete la maglia alta, lasciando quindi lo spazio qui, vi lascerà questo spazio libero come scalfo. Lavoriamo fino alle spalle, vi farò vedere poi quanto sono andata a cucire per realizzare appunto i nostri scalfi e naturalmente quanti motivi ho fatto per arrivare alle spalle. Allora, ho ripetuto i motivi per 5 volte, quindi ho fatto 5 volte i motivi sia avanti che dietro, e poi sono andata a cucire. Ho cucito per andando, vedete, per circa 5 centimetri, quindi non tantissimo, solo 5 centimetri da entrambi i lati. Un'ultima cosa, sul davanti ho creato questa sorta di scollo a V. Come ho fatto? Sono andata al centro e ho fatto passare un filo che poi ho chiuso e fatto un nodino, tagliando quindi filo in eccesso, in modo tale, vedete, che ho stretto e ho fatto questo bordino a V senza fare alcun tipo di diminuzioni, di aumenti. Quindi semplicemente ho fatto passare un filo, vi faccio vedere da qua, l'ho fatto passare tra questi
e ho tirato legando in modo tale da chiudere in questa maniera, facendo un nodino. Non dovete farlo troppo, io ho fatto passare chiudendo un totale di 3 motivi, quindi 3 motivi in verticale, li ho chiusi, vedete 1, 2, 3. Quindi vedete, ho chiuso qui e ho creato questo scollo. Potreste tirarlo ancora un po' di più, ma io poi temo che vi faccia difetto alle spalle e ve lo tiri troppo. Quindi chiudete soltanto per 3 motivi al centro e fate quindi un nodino e tagliate più i fili. In realtà potreste mettere anche una spilla in modo tale da non metterlo per sempre, ma togliendo la spilla poi vi torna normale la maglietta, quindi potete indossarla come più vi piace. Io ho preferito fermarla perché voglio che resti sempre con questo scollo a V. Detto ciò, la nostra maglietta è terminata.